Buongiorno amici, bentornati sul canale Microorologiaio. Oggi terza domenica del mese ci troviamo a Budrio, provincia di Imola, per il consueto mercatino dell'antiquariato. Andiamo a fare un giro tra i banchi e vedere che cosa troviamo, orologi, vintage e quant'altro. Se ancora non l'avete fatto, mettete like a questo video e iscrivetevi al canale. Andiamo, venite con me. Bisciotteria, 5 euro al pezzo, pupupitu. Qui abbiamo ancora tanta roba, non ce l'ho. Cosa stai cercando? Cosa hai trovato? Niente, stavo guardando. Il bello del mercato è questo. Certo. Diciamo preoccupati, andato. Quasi ci sono le spile del CAI. Beh, il CAI qui magari è un po' difficile, però. Però mai dire mai, insomma. Questa qui è una spila da per i cacciatori, vedi? Innsbruck. C'è del calcio, c'è del turistico. Bella questa qui col gallo cedrone. Questa qui è di Innsbruck, sì. Tipo vedi queste cose qua. Hard Rock Caffè. Orlando, per cui Florida dovrebbe essere. Quello di Roma è più facile da prendere. Com'è? Quello di Roma è più facile da prendere. Sì, 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 quello di Roma sì. Oh, guarda questa che bella, la Jungers con l'oscillante. Che forte che è. Allora, Vittorio. Eccomi. No, Vito. Vittorio. Col fratello non mi ricordo mai. Enrico. Allora, cominciamo a fare un po' di watch check. Sì. Cos'hai oggi al posto di bello? Oggi ho la certina. Quello acquistato poi a Modena di S2. Bello. Anni 70. Perfettamente funzionante, tiene l'ora. Bene. Ottimo. E tu invece? Regalo di mia moglie di fidanzamento, 30 anni e fantastico, sempre bene. Bene, dai. Avete già cacciato qualcosa? No, appena arrivati. C'è una bussola, un sestante, statuine siciliane. Amici, lui è Vito Di Bello, nonché uno degli organizzatori della Watchmania. Ciao Vito, ben ciao, visto. Cesare. Buongiorno, qui a Budrio. Buongiorno. Beh, tu giochi in casa, diciamo. Sì, dai, non sono lontano da Modena. Bene. Cos'hai oggi di bello al posto? Mi stai facendo vedere un orologio incredibile. Oggi un bel Eros. Bello, fantastico. Bello, bello. Grazie. Questo è con le maglie 5100, immagino. Sì, con le maglie 5100. Orologio militare? Sì, militare. È un assegnato questo? No, assegnato no, ma li hanno fatti anche assegnati. Bello. Il mio non è un assegnato. Bello, Vito, complimenti. Grazie, Cesare. Proseguiamo con il giro, andiamo a caccia di orologi? Sì, facciamo il giro. E o vintage. Lì c'è la Teresa. Con la Grazia. Con la Grazia, la bellissima Grazia. Ciao. Bello, Marco, ciao Marco! Il mio amico Marco Beltrandi! Ciao! Ciao! Cos'hai oggi al polso? Oggi al polso il nome stringente. No. Che bello! Sai che te lo faccio vedere? Stavo dicendo, qui c'è un bel Tudorino. Ah, sì, Piero. Bello! Un paio di volte poi. Bello! Poi? Stai facendo questo qui Mac, sì, quadrante full lume, sì, bellissimo. Ah, un Breitling. Oh, un Breitling. E qui c'è anche il liberatore di istruzioni. Sì, vabbè, hanno un discreto mercato questi orologi di qui. Il Movado, bello. Il Museum. Museum, ma sembra. E acciaio o tungsteno? Ma sembra quasi oro bianco, ma non è, magari. No, oro bianco no. Ti ho provato. Probabilmente non li facevano così. No. Forse la Vacheron Constantin ha fatto qualcuno in oro bianco. E lì cosa c'è? Un cronico bello, appena ritirato ieri, che è carino. 77,50. Piccolino. Marca che non conosco. Swiss made. Sì. Sì, di solito io questi qui li prendo per recuperare il movimento per le parti. Vai a comprare. Vai, Chuck si gira. Chuck. Allora, l'onorevole questa mattina ha fatto una grossa caccia, dicevi? Sì. Allora, questo orologio qui, io l'avevo visto il banchetto prima di Natale qui, sempre dal signore gentilissimo.
e però poi avevo visto il crono Princeps, quello è, sì, e ho preso alla fine il crono, ho detto ma non mi va di spendere altri soldi, solo che poi mi è rimasto in testa, tant'è vero che il giorno dell'Epifania sono venuto a cercarlo, non c'era l'espositore, fai un chilometro, ci sta mai, allora stamattina sono arrivato, gliel'ho chiesto subito, stava ancora scaricando i tanti, ecco, non ha ancora finito di allestire il banco, a notare che bello. È un fondo di magazzino, c'è ancora l'etichetta attaccata. Bello Cesare, bello. Con tanto di corona logata. Beh, non riesco a... 130. È automatico o carica manuale? Automatico. Automatico. Bellissimo. C'è la lunetta dentro, sicuramente. Sì. La cassa sarà cromata. Cromata, sì. Ma non c'è scritto stainless steel back. Infatti, vedi che sto imparando anch'io? Bravi. Bravi. Guarda che bello. Aspetta che mi allontano, se no non riesco a inquadrarlo. Bello. Tanto che non so, ma con un suo carino. Piccolino, una misura piccola. Poi ti andrai a fare la tua ricerca e ci farai una bella puntata dedicata alla storia della Tissot. Sì. Non l'ho già fatto, però fai vedere una cosa in più. Dedicata allo specifico, fantastico. Bello, molto. Grande Marco. Sì, sì. Ecco che è arrivato. Ciao! Come stai? Molto bene, grazie. E con... Marco Beltrandi lo conosci già? Il famoso Figaro che c'è in live da Cesare, Ivan, con la moglie, figlio. Vuoi fare una ripresa? Amico. Ecco, faccio la ripresa anche di qui. Ciao, gira, ciao! Anche grazie, ciao! Ciao, Teresa! Allora, ecco qua. Lui si chiama Alessandro. Sì. Ci conosciamo da almeno 30 anni. Da 94. Caspita, da ragazzini. E soprattutto lui è stato quello che per gioco ha fatto una pagina internet per me, dalla quale per gioco, lui lo può testimoniare, con la mia riluttanza è partita la mia carriera politica, per gioco, per scherzo, proprio per una cosa così. Beh, sì. Pensa a te. Comunque era un esperimento, abbiamo fatto quello che 5 Stelle aveva fatto per anni dopo. Sì, ecco, no, e allora detto perché è una cosa simpatica. Certo, certo, bene. Come si chiama? Aiuto, non mi ricordo. Gedi, 176-07. Faglio, mettiamolo in favore. Ma c'è un cinturino troppo figo. Sì, Razza. Razza. Bellissimo. Fa pubblicità. No, non si è può artigianale, perché non... artigianale. Seiko World Time del 71. GMT, bello. Sì, c'ha la cettina per. Sì. Ma è bello, condizioni strepitose, sembra discreto, nuovo. Discreto. Allora, dammi. Questo è lo stoppio di per il Vai Ivan. Ed è un'ora del mondo. Mi stavi dicendo, questo è un calamai? Calamai, il V-Green. Bello. Recente acquisizione questo. Sì, sì, sì. Dopo il voi. Ecco. L'ho visto il voi. Ecco, signori, per curiosità, questo è praticamente il pazzo, detto in maniera carina, che si è comprato tutti gli Ignos. Tutti. Quelli che c'erano. Ho detto, li voglio tutti. C'è chi ne ha presi due uguali. Sì. Invece tu hai? Un Memo Vox Svegliarino, Gisele Coutre. Gisele Coutre. Sì, perché qui bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. A come si... Gisele Coutre. Mia mamma era francese, quindi io lo chiamo così. Bello. Madonna, dall'altra parte andiamo... Sì, ma questo... È pesantino, è vecchio, dai. Di qua andiamo sul pesante. Faccio come Mariano. Ma questo qui è quello con ancora movimento primero? No, 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 questo qui è già quello nuovo? È del 2003 questo qui. Vedi che i contatori sono più alti. Sì. No, non capisco. Sì, sono un po' più alti, gli altri sono a filo con le cose, che sono un po' disassati. Bello. Sono due pezzi belli. Tu cos'hai? Peter Blake. Ah, l'hai preso in Japan questo? Ma io c'avevo un collega che ce l'aveva. Bella. Ma l'hai preso usato? Sì, sì. Sì, sì. Perché in Giappone si riescono a ottenere dei prezzi veramente interessanti. Ho un altro mio figlio che vive in Giappone, vive a Tokyo. Allora li compra dal Giappone, li fa. Li compro io. Li compra lui e glieli manda lui. Fantastico! Guardate che forte la scatola, la confezione di questo orologio Tissot. Fatto col no vabbè, bellissimo, ci sono anche le manopole per
Ah, da mettere sulla moto. Da mettere sulla moto? Sono originali della moto. No. E lì ce ne sono altri, sono delle limited edition. Questa è automatica, con la scatola del tempo. Full set. Fortissima. Quanto viene questo? Io posso fare 8. 8, sì. Ah, gli ho fatto vedere quello che consigliava lui, che l'ho preso. Ah, Luis Rardo. Col quadrante in smalto, gran fo questo, eh. Ma va che cinturino. Ah, questo l'ho fatto fare io. Bello, bello. Come? Dannotto. Molto bello. E ha una vera cassa complessa. Cioè questa... Movimento è un'eta. È un'eta o sellita? Sellita. Sarà un sellita. Per quel che so io un sellita. Però capito, smalto gran fo a sotti 4.000 euro, è unico. Quando lo vedi. Bello, complimenti. Hai fatto bene per le due. Poi ma quando lo vedi alla luce del sole. Hai anche l'Ignos stamattina? Infatti non ho finito anche le tasche. Io lo voglio vedere. Oh signore! Mette gli orologi, mi chiedo bello. Grazie. Cioè ragazzi, qui ormai siamo all'evoluzione. Finiti i polsi, cominciano le tasche. Poi le tasche finiscono il signore ci ha fatto con pochi polsi. Bella. Posso vederlo anch'io, Marco? Per molto più bello del vivo. Marco, ma le hai comprate due, no? Che vederlo veramente. Ha comprati due. Lui ne ha comprati due. Ivan li ha presi tutti, ha fatto la collezione completa. Sì. Sì. Amici miei, dalla Sicilia con furore. Catania c'erano 18 gradi. Ciao, come stai? Ma meglio, me l'hanno fatto fare. Madonna. Ciao belli, come state? Ciao, bene, bene. Qui stiamo facendo gruppo stamattina. Allora, Alessandro Restivo, tutti. Che spacchinata. Sì, davvero. Direttamente dalla Sicilia. Sono un follower. Relativamente dalla Sicilia. Queste sono le cose belle che succedono con la compagnia nel mondo dell'orologeria, insomma, ci si sposta, ci si incontra, si condivide questa passione così bella. No, non era come detto quando vabbè, ma qui parla. Maurizio Benelli, ci tiene tanto a conoscerti. Ciao Marco, arrivi da, hai detto? Da Mirandola, qui vicino. Cos'hai oggi di bello al polso? Eberhard Scheffen. Bello, un bel quadrante blu, movimento 77-50, bracciale tutto in acciaio, originale. Bello, fantastico. Complimenti. Invece Pompeo, cos'hai oggi di bello al polso? Allora, ho portato un Ebel, è un Hamilton. Qui con tutte queste barche si va insieme. Aspetta, ti devo spezzare il polso perché sennò ci sono i riflessi. Fantastico. Quadrante smalto bianco, sempre 77-50. Anni 80, dovrebbe essere fine anni 80, sì. Anni 90. Bello, complimenti. Grazie. Mio portachiavi ancora non ce l'avete. Faccio la consegna. C'è Vito che fa la consegna. Oh, grazie Vito, fantastico. Adesso con questi portachiavi andrete in giro per mercatini e come per magia arriveranno orologi e affari. Va bene, grazie e alla prossima. Allora Marco, hai trovato questa mattina una cosa interessantissima, parlacene. Ma praticamente c'è questo orologio dei mondiali del 90 che è un regalo del nuovo del Mulino Bianco, è un quarzo, però ha una caratteristica unica, cioè che praticamente si carica d'acqua, cioè qui ci sono dei buchini dove entra l'acqua. Qui entrando l'acqua ci sono dei sali, delle sostanze, per cui crea l'elettricità per far funzionare l'orologio. E questo era un gadget del Mulino Bianco. Del Mulino Bianco. Si immerge dentro l'acqua, l'acqua entra dentro, quindi va benissimo se uno vuole andare sotto la doccia. Cioè questo deve andare sotto la doccia. Cioè io vi sgrido quando andate con gli orologi sotto la doccia, questo deve andare sotto la doccia. No, vabbè. Fantastico. Stefano da dove? Bologna. Da Bologna, per cui giochi in casa. Il portachiavi, porta fortuna, te l'ho dato.
E adesso facciamo un bel watch check. Cos'hai di bello oggi al polso? Otis Mare Nostrum. Il famoso Mare Nostrum. Sì, che dopo che hanno dovuto dire no, possiamo questo chiamarlo. Questo è ancora uno dei primi che c'è ancora dicitura dietro Mare Nostrum. Bello. Molto carino. Bella, bella patina che ha preso, sì, il... Poi in poco tempo. Settimane. Sì, sì. Bene, dai. Complimenti, bravo. Ciao caro. A te non abbiamo ancora fatto il watch check. No, però la Teresa mi ha dato il famoso portachiavi del canale microorologiaio. E adesso vediamo l'orologio. Sì. Tada! Un Rolessino. Dei Jazz del 76. Bello, messo anche bene. Sì, è messo bene. Sei un amante dei cinturini in pelle? Anch'io. Diciamo d'inverno preferisco. Sì. Anche sul bracciale, però. Bello, questa è la ghiera in oro bianco? No, no, questo è acciaio. È acciaio perché è il 1603. Ok. Gianluca da Ferrara, fantastico. Sì, gioco in casa qui. Sì, mi sembra di capire che giocate bene o male tutti in casa. No. Ah. Ciao, piacere Cesare. Io Francesco ti seguo ogni tanto. Hai fatto tanta strada. Eh sì. Fino sì. A Budrio. Fino a Imola e poi da Imola siamo tornati indietro perché. C'è la pista. C'è l'autodromo. Tu il nome, scusa? Non c'è niente, Francesco. Francesco, di dove sei? Sono abito qua. Ah, sei qui di Budrio, giochi in casa quindi. Sì, ma non so. Dai, bene, bene. E cos'hai al polso oggi? Una cosina da niente. Ah, beh, cos'è? Un Tudorino, giusto, vedo bene. Del 90. Aspetta, giro un po' il polso, c'è il riflesso, bellissimo. Bello. Cosina da niente. Bello, bello, complimenti. Vado a fare un giretto. Sì, aspetta che ti devo dare, perché se vai a fare il giretto senza il famoso portachiavi del canale microorologiaio non trovi niente, invece con questo... Ho detto anche, faccio vedere, mi fanno passare da. Certo, esatto, esatto. Grazie. Ciao, buona caccia. Ciao Stefano, scuola di Maniscalchi, com'è? Maniscalchi, mi hanno detto da Grassi. A me non mi saluti, sei in casa. Ah, anche tu, è vero? No, ciao caro. Sono venuta da sola. Allora Stefano, buongiorno, piacere Cesare. Com'è? Giorgio Cataldi, vengo da Como. Da Como? Vengo da Como. Sono un frequentatore di Budrio gli anni precedenti. Ah, anch'io costruisco carine. Non ce la faccio. Questa bella cittadina. Bene. E cos'hai di bello oggi al polso? Al polso c'ho un Buren che ho recuperato da qualche parte, l'ho revisionato. È un mostro come precisione. L'hai revisionato tu? Sì. Ma sei orologiaio? Sei un collega? No, ho cominciato. Aspetta, che ti devo piegare un po' il polso perché c'è il riflesso. Ho cominciato bello. Da poco perché un periodo di stanca con le ocarine, quindi certo. Mi sono interessato un po' anche degli orologi. Bene, bene. Allora, permettimi di darti un ricordo della giornata di oggi, il famoso portachiavi del canale microorologiaio. Ah, un orologio da tasca trasformato da polso. Purtroppo. Sì, si fa. Purtroppo. Si faceva. E questo qui ha un calibro che io non riesco a capire cosa sia, però ha le pietre nei piastoni, c'ha un paio di angoli rientranti con un anglage non lucido, appena accennato, però c'è. Vediamo se riusciamo a vedere. Prova a vedere se tu capisci che cos'è. Ah, dubito. No Marco, purtroppo non è possibile sapere... No. Difficile. Sì, no, più te è anche la baracca. Comunque è un calibro. Sì, che ha un certo sai, questi tipi di lavori li facevano nell'est Europa, sì. Di solito. Infatti per me sarà una roba tedesca in qualche modo. Sì, sì, sì. Ok, adesso ci spostiamo finalmente, proseguiamo il giro. Orologi. Compro coltelli. Cosa questa è un'altra mia passione. So, sì. So. Benissimo, uno che spende. Uno che spende. Salve. Hai magari in giro degli apricasse per gli orologi? Coltellini personalizzati? No. Proprio no. Che roba questo. Spettacolo. I libri animati, che roba, che spettacolo. Questo è vecchio, con la carica lì sul sì.
No. Guarda Stefano che vecchio, che carino, è interessante. Sì. Ti piace la grossa orologeria? Sì, pendole, ma ne ho una marea che di mio nonno. Questa è una boccia. Tantissima. Sì. Una sorta di fermacarte. Un po' meno sembra, imparare, eh? Sembra, sì, beh, ovvio. Con la boccia in vetro. Oh, questa qui è quella col carillon. Queste qui, queste qui sono quelle cinesi. Bella la con la foca. Non c'è quella con la gallina, che vecchia. No. La gallina si trova facilmente, quella con la foca è un po' più rara. Anche perché di foche in Cina quante ne hai viste? Poche. Di chi è il banco? Il banco è mio. Cesare, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Rosario. Ciao Rosario, aspetta che arrivo subito. Devo chiedere il prezzo di questa bellissima sveglia. Allora, quella lì è vintage e 40, 45 euro. 45 euro? E prezzo bagno di sangue 20 euro? No. Faccio fatica a pagarle più di 20 euro, ti dico la verità. Però bellina, dai. Bello ciò che piace. Eh sì. Allora, sono svegli provenienti dal Giappone, anni 60, per cui gli stile Space Age, per cui queste forme rotonde, così dorata non l'ho mai vista. Ciao, piacere Cesare. Rosario, ciao Rosario, prima volta che ci vediamo, immagino, sì? Watch check, cos'hai oggi di bello al polso? Vediamo un venezianico, Redentore Riserva, ah, di carico. Ah, bella! L'ho sentito giusto. Acquistato io. Dopo la tua recensione. Ah, sì? Sì. Ho fatto danno, quindi? No, hai fatto solo bene. Bene, bene, sono contento. Micro brand, azienda italiana. Sì, contento. Sì. Guarda che stanno per uscire con un nuovo orologio, con un movimento eccezionale. Ho visto il tuo filmato ieri. Grazie sera. Mille. L'avete visto ieri sera filmato? Ho visto il filmato. Quella lì è la versione riveduta di un Soprod col 2892. Io l'ho capita così. No. È il derivato da Seiko 4L, quel movimento. Seiko 4L quel movimento, ah, derivato sì. Da Seiko 4L. Che la Seiko ha smesso di fare e adesso ha preso il Soprod e le sta facendo in Svizzera. Sì. Non sei l'unico che si è sbagliato, eh. L'architettura è completamente diversa del 2892. Hai visto i braccetti del bilanciere, della rotta scappamento, particolari, insomma, sono stupidate che però, insomma. Sì, sì, infatti. D'epoca. Mamma mia che spettacolo. Stefano! È un dress watch. Un dress watch, fammi vedere il tuo dress watch. Comunque lo è molto di più di quello là che facevi vedere. Beh, Stefano non scherza, eh. Ci vola stamattina. Pochi pezzi, ma buoni. Si vola alto. No. Bene, bene, bravo Stefano, complimenti. Siete veramente. Grazie, gentilissimo. Gentilissimo. Ci si trova. Continua a seguirci. E mi sto appassionando sempre di più, grazie a te. È una droga, è una malattia. Sì, quello sì. È una malattia. Sì. Va bene. Siete veramente professionali e sono contento di ciò che fate. Grazie, non sono abituato a tutti questi complimenti. Grazie mille. Semplice verità. Va bene. Grazie mille, ragazzi. Di nuovo, ciao. Ah, cavolo, non ho fatto con tre colori. No, non c'è, non è tu, eh. Bello, bello. Cos'è, un Ranger? Ah, il tuo Ranger. No, lo sono regalato a Natale. Bello, sono andato a prendere. Ma io sto guardando, ma non ho. Penso di non. 80. L'hai ritirato adesso? Qui dal signore? Bella, bella anche la cassa, Maurizio. Bella anche la cassa. Bello anche il quadrante con due toni, con nido d'ape. Beh sì, però non è giù, non è tanto giù, va bene, lascialo così, non si fa ricromare questo. No, assolutamente, non ci penso neanche. Perché questi spigoli qui sono proprio il loro bello. Bella Maurizio, 80 euro, hai fatto un affare. Ma orologi rotine, Marvin, qualcosa del genere? Me ne capitano, ma la classe di quest'uomo. Invece questo qui con maglia Milano, che cos'è? Uno Zenith? Sì,
Sport 2008. Questo è classico. Ero partito dicendo quest'anno non compro. Ok. È sempre così. Qui ora siamo nei pressi della stazione e il mercatino è veramente grande. No, vabbè. C'è anche il portacandele. No, vabbè. Fantastico. Da mettere davanti a casa, così quando viene la gente a trovarmi in laboratorio fanno l'offerta e accendono la candela. Fantastico, bellissimo. Amico orologiaio, sono io, su YouTube. Questo qui è il logo AO, amico orologiaio. Mettilo in vetrina così quando lo vedono, l'ho fatto io con la stampante 3D. Metto qua che quando lo vedono dicono: ma allora tu sei amico di amico orologiaio. Sì. C'è qualche orologio interessante. Sì. Conosci il Sector Golden Eagle? Sì, ne ho sentito parlare. Anni 90, già, vabbè, cassacciaio, vetro zaffiro già all'epoca. Tanti svizzeri dovevano. Se la sognavano fare una qualità così. Però il movimento è in svizzero. Movimento è 77-50, certo. Ah, anzi, è ancora marcato Val, neanche Ite, è marcato Valjoux. Che era lo fuori che lo vediamo bene? L'Ebera, fra l'altro, non so se faceva in incapsulato, perché faceva o acciaio o... Poi guardate, ha persino il calibro a vista. Incredibile, bello. Oh, facciamolo vedere anche gli amici a casa. Fallo vedere tu che sei più tecnico. Veramente bello. Bello, sì. Tra l'altro a me gli Eber piacciono da matti. Ne ho diversi. Bello, in condizioni strepitose. Condizioni strepitose, sì. Sì, sì, c'ha anche degli Zenith, praticamente sembrano nuovi, sembrano i fondi in magazzino questi due Zenith qui. Questo è sicuramente un fondo in magazzino. Questo non è più un fondo in magazzino perché l'ho portato io. Ok. Però è vintage. Pensa che anche qui anni 70 puri con un sì. Beh, sì, box distant, box tanto. Grazie mille. Di niente. Grazie, Sì. Amici, dopo il giretto a Budrio, la bellissima reunion organizzata da Marco, adesso abbiamo infilato le gambe sotto al tavolo e ci accingeremo a mangiare qualcosa. Catture di oggi, ne hanno fatte parecchie, personalmente non ho catturato niente. La Teresa ha preso una sveglietta, vero Teresa? Ah sì, vuoi vederla? Tu riesci a prenderla? Non so neanche dove ho messo. Neanche carriera. Che marca è? Non riesco a leggerla. E non riesco a leggerla, anni 50, 50-60. Anche se fa tutta pizza. No, c'è pizza. Bene, dai. Direi che siamo arrivati in conclusione di questo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale di TikTok. Ciao a tutti. Ciao a tutti.